Buonasera a tutti! Buonasera, Buonasera, ciao, ciao a buonasera! tutti. Buonasera a tutti! Ah, che cos'è questa cosa? Cos'è? Buonasera. Panico! Ciao a tutti, ciao a tutti! Siamo... Bene, no, lascio la parola a Gabriella che oggi leggiamo il libro di suo marito, quindi è giusto che vada lei. Ok, allora buonasera a tutti, benvenuti a un'altra diretta di questi Inchiostronauti. Oggi abbiamo una live solo al femminile, non era mai successo probabilmente, che bello. È vero, è E sì, come ha anticipato Federica, vabbè, giustamente visto che abbiamo una protagonista così bella come Mia Corvère, è giusto che la live sia oggi almeno totalmente al femminile, anche se non è voluta. E come ha anticipato Fede, leggeremo finalmente il libro di mio marito, ovvero Nevermind di J. Christophe. Io sono ansiosissima, emozionata da morire, sbaglierò tutto, ma non importa perché sono felice finalmente che posso spammare questo libro come il Signore comanda, perché ogni volta lo consiglio a tutti e tutti, sì, va bene, lo leggerò. Oggi ve lo impongo di sentirci parlare di questo. Ma prima cominciamo mostrandovi non esiste, ma mostrandovi uno story build che abbiamo regalato a uno dei nostri abbonati, uno story build che vi farà vedere adesso la nostra cara regia e che Federica leggerà, perché abbiamo deciso di non mostrarvi soltanto il disegno che abbiamo regalato, ma anche la parte effettivamente relativa alla scrittura. Io disegno, vedete che sono proprio andata. Io saluto tutti quelli che stanno partecipando. Vedo Lidia, vedo Amy, vedo Danish Gri che non ho mai visto, ma ti saluto, ciao. Ciao Vedo un Dani. certo Manuel, vedo The Scientist for Fun, ciao a tutti. Sì, salutiamo tutti. Bene, allora, questo story build è uno dei primi che abbiamo realizzato. È stato in regalo, è stato dato in regalo a Irene. Che è una delle nostre appunto prime abbonate con le parole che in questo momento ho un attimo di vuoto cosmico, ma le posso cercare subito. Io aprirò la finestra perché sto morendo di caldo, giustamente. Okay, eccolo qua. Sì, erano ambientazione, eccomi. Ambientazione science fantasy. Come personaggio ci ha richiesto un tech, ovvero una sorta di mago del nono mondo, ci ha definito lei, quindi un mago che mischia appunto la magia e la tecnologia, e poi innesti meccanici, quindi appunto protesi o altre robe meccaniche di cui comunque parlerò brevemente nello story build che ho realizzato per Irene. Il disegno è stato fatto da Giovanni, è colorato in maniera psichedelica da Martina, e quindi diciamo che appunto ricordiamo sempre che questo regalo è un regalo che noi diamo ogni volta che nel momento in cui una persona si abbona al nostro canale. Quindi non solo riceverà questo regalo, ma farà anche parte dell'equipaggio degli Inchiostronauti. Io sento rumori di motociclette fuori casa mia, a quanto pare hanno deciso di fare le feste fuori nella mia terrazza. Quindi scusatemi, ma se chiudo io rischio di morire soffocata. E quindi leggiamo questa cosa, questo breve story build dato in regalo. La chiamano submagia. Anticamente chiamata semplicemente magia, si tratta di un'energia insita nel genoma umano dell'essere vivente dall'alba dei tempi. Da quando l'essere umano è esistito sulla Terra, alcuni esemplari hanno sviluppato un gene che ha permesso di catalizzare questa energia e che risulta presente in ogni essere vivente. Ma non tutti sono in grado di utilizzarla. Con il proseguire dello sviluppo tecnologico sono stati ideati metodi sempre più innovativi per catalizzare questa energia, a partire dalle più note bacchette magiche realizzate nel materiale che era stato, nel tempo, in grado di assorbire energia magica dall'essere umano, ovvero il legno, fino a dei sieri che, assunti regolarmente, permettevano di attivare in maniera forzata i geni già presenti nell'essere vivente, per permetterne un'efficiente fruizione della magia.
Ampio è sempre stato il divario fra gli esseri dotati di magia e gli esseri non dotati. Questi ultimi, essendo originariamente in maggioranza, hanno sempre ghettizzato i maghi, a partire dalle storiche persecuzioni delle streghe fino allo sfruttamento di individui con questo potere per il bieco passatempo personale. Allo scoccare della prima rivolta da parte dei reietti facenti parte del mondo magico, le autorità di ambo le parti si sono accordate per mantenere una tregua forzata, uno spostamento coatto di tutti i dotati di magia nel continente europeo e di tutti i non dotati di magia nelle Americhe. Lì, con il passare del tempo e con oceani a separarli, hanno proseguito con le loro vite, fino a quando un giovane scienziato, nato e cresciuto a New York, Mortimer Harkness, non ha realizzato ciò che avrebbe riunito la popolazione mondiale. Brevettato come Stimulate Submagic Dispositive, SSD, si tratta di un impianto che viene applicato chirurgicamente intorno all'ipotalamo tramite un'operazione dalla durata di 13 ore, realizzata da un'equipe di specialisti di cui fa parte lo stesso Mortimer. Questo dispositivo permette di stimolare forzatamente il corpo ad accogliere l'energia magica, producendone una variante più debole, ma potenziata da impianti cibernetici. Lo Shao, scritto SHAW01, Submagic Hyper-Technologic Advanced Warrior, è il primo individuo al quale è stato impiantato il SSD al fine di portare un apporto tecnomagico alle milizie americane. Il progetto di gestione degli elementi Shaw ha coinvolto i detenuti nel braccio della morte. È stato chiesto ai condannati all'ergastolo la partecipazione volontaria e trasparente al progetto che prevedeva l'applicazione di un impianto SSD, corredato di un codice appositamente progettato per inibire gli istinti criminali. Eduardo Mendoza, al secolo Edvardovich Melko, nato e cresciuto a New York da padre bosniaco e madre brasiliana, è stato l'unico dei condannati al quale è stata richiesta la partecipazione volontaria ad aver accettato l'installazione dei dispositivi per la sperimentazione. Era stato arrestato all'età di 16 anni per omicidio, accusato di aver ucciso e seppellito durante la notte, nel giardino della scuola, quattro compagne di classe, ma si era sempre dichiarato innocente, nonostante tutte le prove fossero a suo sfavore. La sua vita ricomincia, come primo esemplare di Shaw, destinato a combattere. Ed ecco qui il nostro secondo story build letto in live. Pian pianino leggeremo a ogni live gli story build realizzati e più in là mostreremo anche quelli che stiamo ancora realizzando grazie anche all'abbonamento delle ultime persone che hanno scelto appunto di abbonarsi al canale. Io personalmente ho adorato tantissimo questo story build, il fatto che la prima cosa che mi ha colpito tanto è stato il fatto che le bacchette di legno prendessero il potere dagli esseri umani stessi, e cioè questo catalizzatore molto pro, non lo so, mi ha fatto impazzire. Poi, vabbè, l'evoluzione della magia, io per questi dettagli potrei veramente morire o vendere o uccidere qualcuno. Quindi bravissima Fede. Io saluto chi è appena arrivato, Evelyn Aida, ti ho vista nella chat. Tanti complimenti per lo story build e per il disegno. Martina e Giovanni sono sempre spettacolari, c'è poco da dire. Abbiamo gli illustratori più bravi del mondo, incatenati sempre sotto contratto. Bravo Daniele. Non è vero, non è vero. Ci vogliono bene e ci tengono compagnia. Niente, piace a tutti tantissimo. Leggo che piace la palette di colori, leggo che sono belli i disegni, la storia, vi amano tutti. Ciao a tutti. Meno male, meno male. Significa che non abbiamo. Significa che le persone che l'hanno rice... che la persona che l'ha ricevuto non ci ha detto sì, carino per farci un complimento, così per darci un contentino, ma quantomeno se piace anche a chi lo sta leggendo adesso per la prima volta, come quello dell'altra volta letto da Daniele, diciamo che è una soddisfazione, anche se di poche pagine. Io vi ricordo sempre che per ricevere in regalo uno story build del genere con disegno e storia annessa basta abbonarvi al nostro canale e non soltanto riceverete anche l'accesso immediato al nostro canale Telegram. Quindi io ho sbagliato a prendere l'acqua, avrei dovuto prendermi una camomilla per affrontare questo live, non sono assolutamente pronta a fare una cosa del genere, ma non fa niente, voi perdonerete il mio entusiasmo, ne sono sicura.
direi che possiamo cominciare se non ci sono altre cose da dire al nostro pubblico. Penso di no, penso di no. Va bene, io vi faccio vedere la bellissima copertina di Nevernight perché ce l'ho qui, giusto così. Va Beh, bene. la tolgo perché altrimenti si rischia di Ovviamente strapparla. salutiamo il signor Mondadori che attribuisce la. Come dice Christophe, non lo salutiamo perché vabbè, io lo saluto da là dentro, è in camera nostra che sta seguendo la nostra live. Ringrazio per la collaborazione, per aver fatto del suo libro. Ora torno un attimo. Se io devo smettere di fare la cretina, ma non accadrà. Non Ma non è questo il giorno. è questo il giorno. Metto la musica anch'io e quando Dan mi dà il via, parto. Stavo scherzando un attimo, devo mettere la musica anch'io. Epic fail! Mi ha preso troppo in parola. Ok, riproviamo. Quando Dan mi dà il via, faccio anch'io. Spesso le persone si cagano addosso quando muoiono. I muscoli si rilassano, l'anima svolazza via e tutto il resto viene evacuato. Malgrado l'amore che il loro pubblico nutre per la morte, i commediografi di rado ne fanno cenno. Quando l'eroe spira tra le braccia dell'eroina, non richiamano l'attenzione sulla macchia che gocciola lungo le cosce o sul fatto che la puzza le fa venire le lacrime agli occhi mentre si china per dargli il bacio d'addio. Lo dico come avvertimento, miei gentili amici, che il vostro narratore non condivide tale freno. E se le sgradevoli realtà di uno spargimento di sangue liquefanno le vostre interiora, sappiate che le pagine che avete tra le mani parlano di una ragazza che stava all'omicidio come maestri alla musica, che riservava al lieto fine lo stesso trattamento di un seghetto all'epidermide. Lei stessa ora è morta. Parole che susciterebbero un ampio sorriso, che a sentirle fossero i giusti o i malvagi. Si è lasciata alle spalle una repubblica in cenere. Per mano sua, una città di ponti e ossa giace sul fondo del mare. Eppure, sono certo che troverebbe comunque un modo per uccidermi se sapesse che sto mettendo per iscritto queste parole. Mi dilanierebbe e mi lascerebbe lì a saziare la tenebra affamata. Ma ritengo che qualcuno dovrebbe almeno provare a separarla dalle menzogne narrate su di lei, attraverso di lei, da lei. Qualcuno che l'abbia conosciuta per davvero. Una ragazza chiamata da alcuni la figlia pallida, l'incoronatrice, il corvo, ma molto spesso non la chiamavano affatto. Assassina di assassini, di cui solo io e la dea conosciamo davvero il conto degli omicidi. E alla fine ciò la rese famosa o famigerata, tutta questa morte. Confesso di non essere mai riuscito a capire la differenza. D'altro canto, non ho mai visto le cose a modo vostro. Non ho mai vissuto davvero nel modo che definite vostro. E nemmeno lei, in effetti. Forse è questo il motivo per cui l'amavo. E fine prologo. Io sono partita senza dire che stavo leggendo il prologo, probabilmente. Allora, questo è il nostro benvenuto. Da J. Christophe nel suo meravigliosissimo libro. Io già da questo prologo mi ero totalmente innamorata, non so voi, e non mi risparmierò dal fare i commenti per farvi capire quanto ami e quanto voi dobbiate amarlo insieme a me. Fede, leggiamo un pochino la chat, vediamo se ci sono delle prime opinioni. Sì. Allora, diciamo che ci sono sia Evelyn e Ida che Amy che si domandano di questo tuo amore per Christophe. Evelyn dice: chissà che soddisfazione per tuo marito, appunto, vedere il proprio libro letto dalla propria moglie. Devo dire che è esattamente È molto edificante. orgoglioso. Esatto. E poi Amy dice: sono curiosa di sapere come mai questo amore di Gabriella per Jay. So che potrei scatenare un rant di mezz'ora, ma non sono l'unica, ma sono molto curiosa. Io penso che si tratti appunto il modo con cui
viene raccontata questa storia è molto interessante. Quindi... Allora, voi dovete sapere, cercherò di parlare in 30 secondi. Io... Anche perché devi sì. riassumere quello che succede da sì, esatto. Che io penso che, innanzitutto, la cosa più bella che mi colpisce in un libro non è tanto cosa è scritto, ma come è scritto. È lo stile di J.K. Stoff. Combina l'ironia, l'autoironia, il sarcasmo più puro e tagliente del mondo con la poesia. Poi questo modo di descrivere l'oscurità, la tenebra affamata, è tutto bellissimo. Tra l'altro anche la trama è stupenda, veramente stupenda. I personaggi sono fantastici, però la cosa che più amo di J. Christophe, barra mio marito là dentro nell'altra parte della stanza, è il suo sarcasmo tagliente. A lui non frega niente il fatto che sta scrivendo il libro, lui prende per stupido se stesso, il lettore, i personaggi, tutto e di più. È magistrale nell'uso della parola, ci gioca e ci rigioca con quelle frasi, non lo so, credetemi, è stupendo, è bellissimo, davvero, è come guardare un tramonto di fuoco e restare wow, quindi ecco quello che provo per J. Christophe è più o meno questo. Poi ha scritto 3 libri ed è riuscito a farmi innamorare di ogni singola parola di 3 libri da tipo 400-600 pagine ciascuno. Questo è magia pura. E il prologo suscita molta curiosità, sì, io già da questo sono morta, appena, in realtà non è neanche scritto prologo, lui ha scritto Cave Attentor. Se io leggo una cosa del genere già in latino, muoio. Quindi poi appena leggo la prima frase, spesso le persone si cacciano addosso quando muoiono, io così. Tu hai il mio cuore, la mia anima, il mio fegato, i miei polmoni e tutto quello che vuoi. No, esatto. No, io devo dire che... Aspetta. Devo dire che questo libro mi ha accompagnato... Oh, ringraziamo Lineart! Per l'hosting al nostro canale. Ciao. Quindi grazie mille per il supporto che ci hai dato già l'altra volta con il ride, questa volta con l'hosting, veramente veramente gentile da parte tua, e un saluto esteso a tutti gli inchiostronauti. Grazie. Mi piace come a poco si stia formando pian pianino un po' di contatti e legami con gli altri Twitcher. A maggior ragione, comunque dico, siamo della stessa città, quindi c'è anche un po' di patriottismo siculo che si fa sentire, secondo me. Comunque. Allora, Lidia, non è Lidia, è The Scientist for Fun, scusami, dice bellissimo, già solo da come descrive mi attira troppo. Ah, come si chiama la base musicale che avete usato? È di Adrian Bonzinger, se non sbaglio. Qualcuno della regia forse lo manderà in chat, se hai possibilità, Dan. Arriva con calma, voi tranquillamente, prima o poi arriverà. E poi, Manuel, lo scrittore riesce a far sembrare eleganti anche le descrizioni più inconsuete. Allora, è vero, J. Christophe può sembrare volgare dalla prima frase che ha scritto, ma non è solo volgare, perché... Lui anche usa descrizioni molto auliche, molto alte. Come ho detto, gioca con le parole prendendole dal linguaggio più colloquiale a quello più alto in assoluto, perciò lo vedrete comunque man mano. A parte che i dialoghi forse sono i più belli che io abbia mai letto, ma questo è un altro discorso. Allora, cosa succede nel mezzo, tornando nel frattempo nel nostro... Alla trama. Nel merito del nostro libro. Mia Corver è la protagonista della storia e non è spoiler perché è scritto in quarta di copertina. All'età di 10 anni assiste alla morte del padre. Il padre è stato un criminale, è già stato giudicato criminale dalla repubblica in cui vivono, ad Itreia. Come ho detto molte volte, J. Christophe basa il suo mondo principalmente sulla cultura latina e romana. Quindi vediamo una serie di cose che ci ricordano, una serie di termini che ci ricordano questa cultura. E appunto il padre ha tentato di instaurare di nuovo la monarchia all'interno della Repubblica. È stato catturato, è stato impiccato e Mia ha assistito. Sua madre è stata altrettanto catturata e rinchiusa. E Mia si è ritrovata a essere sola e a vivere in qualche modo, a conoscere, a vivere con questo tizio Mercurio,
Non ne parleremo oggi perché la prossima volta leggeremo tutti i ricordi di Mia, tutti i flashback che sono alternati all'interno della trama, della narrazione principale. Mia viene cresciuta e allevata da Mercurio secondo le arti dell'omicidio. Sì, viene anche cresciuta come una ladra, insomma, non le manca niente, come una vera e propria criminale, perché vuole ovviamente vendicare suo padre e cerca di accedere alla cosiddetta Chiesa Rossa, la Chiesa che lo vedremo comunque mano a mano che Cristoforo ce lo spiegherà meglio di me, loda la dea della morte e dell'omicidio e diciamo cresce una setta di assassini, questa Chiesa Rossa, e Mia si sta dirigendo nelle terre dove dovrebbe entrare a far parte della Chiesa Rossa. Penso che sia tutto. Tra il prologo e la parte che leggerà Fed, Mia uccide effettivamente per la prima volta consapevolmente qualcuno, che è stato il boia di suo padre, perché deve dare un tributo alla Chiesa Rossa per accedere, comunque per presentarsi, e porta questo sacchetto di denti con lei, presi da questo boia. Penso sia tutto, Fed, mi correggi se sbaglio. Sì, no, a posto, tutto mi sembra riassunto in maniera magica. Ok, Allora, vai. l'ultima cosa che io vi dico prima di, scusa aspetta se ti interrompo, l'ultima cosa che io vi dico è che Jack Christoph non è solo un genio e basta, è un genio indiscusso. Lui mette delle note a fondo pagina per spiegare delle piccole cose o per fare battute, soltanto per farsi sentire, tra la narrazione. Questa cosa abbiamo deciso di gestirla, una di noi legge il testo principale e l'altra si intromette a leggere le note, così non vi confondete troppo. Esatto. Allora, iniziamo. La spasimante di Trelene caricò Mia su un molo miserabile che spuntava dai bassi fondi di un porto in rovina noto come Ultima Spes. Gli edifici erano disseminati al margine dell'oceano come i denti di un pugile, con una torre di guarnigione in pietra e le fattorie periferiche a completare quel dipinto ad olio. La popolazione era composta da pescatori, contadini, una specie particolare di cacciatori di fortuna che tiravano a campare razziando le vecchie rovine Ashkai, nonché una variante poco più intelligente che si guadagnava da vivere saccheggiando i cadaveri dei loro colleghi. Quando mise piede sulla banchina, Mia vide tre pescatori chini, appostati attorno a una canna da pesca e una bottiglia di vino allo zenzero verde. Gli uomini la guardavano come avrebbero fatto dei vermi con un pezzo di carne marcia. La ragazza fissò ciascuno di loro a turno, aspettando per vedere se uno di loro le avrebbe offerto di ballare. Ormai aveva imparato a riconoscere la musica. Mangialupi attraversò la passerella a passi lenti, seguito da diversi uomini dell'equipaggio. Il capitano notò quegli sguardi affamati fissi sulla ragazza. Era una sedicenne, sola, armata unicamente di un infilzaporci. Puntellando uno stivale su uno dei pali del molo, il grosso due Meri accese la pipa e si asciugò il sudore dalle guance tatuate. È il ragno più piccolo ad avere il veleno più letale, ragazzi, ammonì i pescatori. Le parole di Mangialupi parvero avere un certo peso tra quei puffanti, dato che tornarono a voltarsi verso l'acqua, bevendo e gorgogliando contro i supporti del molo. Un po' delusa, la ragazza porse la mano al capitano. Grazie della vostra ospitalità, signore. Mangialupi fissò quelle dita tese ed espirò uno sbuffo di fumo grigio pallido. Ci sono poche ragioni per cui la gente viene nella vecchia Ashka, ragazzina. E ancora meno per cui una come te affronterebbe luoghi così cupi. Non intendo offenderti, ma non toccherò la tua mano. E perché mai, signore? Perché conosco il nome di quelli che l'hanno toccata per primi. Lanciò un'occhiata alla sua ombra, tastando la collana di denti di drago che aveva attorno alla gola. Sempre che tali cose abbiano nomi, so dannatamente per certo che hanno ricordi, e non voglio che loro ricordino il mio di nome. La ragazza accennò un sorriso e rimise la mano alla cintura. Trelene vegli su di voi, allora, capitano.
azzurro sotto e azzurro sopra di te, ragazza. Lei si voltò e percorse il molo, il bagliore di un unico sole nei suoi occhi, in cerca dell'edificio che Mercurio le aveva nominato. Con il cuore in gola, lo trovò rapidamente. Era un piccolo locale malmesso al bordo dell'acqua. Un'insegna cigolante sopra la porta lo identificava come il vecchio imperiale. Su un cartello, una delle finestre sudice con informomia che cercas, proprio così, aiuto. Era una piccola bettola fuori posto. E non fatevi illusioni, non era l'edificio più misero di tutto il creato. Il dubbio onore apparteneva alla Rosa Solitaria, una casa di piacere delle zone portuali di Godsgrave, frequentata da pazzi sifilitici e galeotti appena rilasciati, gestita da una tenutaria vaniana così malata che si riferiva con affetto alle proprie parti basse come la genera orfani. Ma se la locanda fosse stata un uomo e voi vi foste imbattuti in lui presso un bancone, sareste stati perdonati se aveste ipotizzato che lui, dopo aver acconsentito con entusiasmo alla ricerca della sua consorte di portare un'altra donna al loro talamo, avesse scoperto che sua moglie gli stava preparando un giaciglio nella stanza degli ospiti. La ragazza si diresse al bancone, tenendo la schiena quanto più vicina possibile alla parete. Una dozzina di persone era sfuggita alla calura del cambio all'interno. Qualche abitante del luogo e una manciata di razziatori di tombe ben armati. Tutti gli avventori si fermarono per fissarla quando entrò. Se ci fosse stato qualcuno a suonare il vecchio clavicembalo nell'angolo, sicuramente avrebbe premuto un tasto sbagliato per dare un effetto drammatico. Ma, ahimè, quell'aggeggio non emetteva uno squittio da anni. L'unico uomo di ultima spesse che sapeva come suonarlo, un tombaralo locale soprannominato Paolo il Blu, era stato trovato appeso alle travi della sua stanza due estati prima. Che la sua morte fosse dovuta a suicidio o alla pretesta di un altro ospite particolarmente avverso alla musica di clavicembalo fu un argomento molto dibattuto, ma poco investigato nelle settimane che seguirono la sua morte e il suo omicidio. Il proprietario dell'imperiale sembrava un tizio innocuo, quasi fuori posto in questa cittadina sull'orlo dell'abisso. I suoi occhi erano un po' troppo ravvicinati e puzzava di pesce marcio, ma considerando le storie che mi aveva udito sulle frusciali di Ashkai, era lieta che quel tipo non avesse tentacoli. Era appoggiato dietro al bancone con indosso un grembiule lercio, macchie di sangue, e puliva un boccale sporco con uno straccio ancora più sudicio. Mia notò che uno dei suoi occhi si muoveva appena prima dell'altro, come un bambino che tenesse per mano un cugino tardo. «Buon cambio a voi, signore», disse, mantenendo la voce ferma. «Ah, vi benedica e vi preservi!» «Arrivato con la marmaglia di Mangialup, eh?» «Avete fatto centro, signore. La page è 4 mendicanti a 7 mani, e ma il vitto è compreso!» Le monete della Repubblica si dividevano in 3 tipi. Le meno preziose erano di rame, quelle mediane di ferro e quelle più preziose erano d'oro. Le monete d'oro erano rare quanto esattori delle tasse simpatici e molti popolani non posavano mai gli occhi su una di esse in tutta la loro vita. Il conio traiano in origine era chiamato sovrane, ma vista la propensione traiana a uccidere brutalmente i loro monarchi, il termine era caduto in disuso da decenni. Ora ci si rifaceva a volte ai pezzi di rame come mendicanti e a quelli d'argento come preti, dal momento che quelle erano le persone che abitualmente li maneggiavano con maggiore entusiasmo. Non c'era nessun termine gergale comunemente accettato per le monete d'oro. Chiunque fosse abbastanza ricco da possederle, probabilmente non era tipo da apprezzare i nomignoli o da maneggiare il proprio denaro. Perciò, per amor di discussione, chiamiamoli coglioni dorati. Il 20% di quel che tiri su dandola di... va dritta a me, e prima di assumerti dovrò provare la mercanza. Andat? Il sorriso di Mia trascinò quello del locandiere dietro il bancone e lo strangolò in silenzio. Quello fece poco rumore mentre moriva. L'uomo tirò su col naso. Perché stai qui allora? Lei posò il borsello di pelle di pecora sul bancone. Il tesoro all'interno tintinnò, una melodia completamente diversa da loro. Chi fosse stato pratico di dentisti avrebbe potuto riconoscere che la minuscola orchestra lì dentro era fatta interamente di denti umani. Alla ragazza occorse un momento per parlare, per trovare le parole su cui si era esercitata fino a sognarle. Il mio tributo per la mannaia. L'uomo la guardò con espressione indecifrabile,
Mia cercò di trattenere i tremiti dal suo respiro, dalle sue mani. Le erano occorsi 6 anni per arrivare a questo punto, 6 anni di tetti, vicoli e illuminotti insonni, di tomi polverosi, dita sanguinanti e malefica oscurità. Ma finalmente si trovava sulla soglia e solo un piccolo cenno del capo la separava dalla decadente chiesa Rò. Che c'entra la mamma con questo? Chiese il proprietario con aria stupefatta. Mia mantenne la voce impassibile, malgrado le si stessero contorcendo le viscere. Lanciò un'occhiata alla stanza. I tombaroli erano chili, chili sulla loro mappa. Una manciata di mattacchioni locali stava giocando a sculaccio con un mazzo di vecchie carte. Una donna, coi vestiti color deserto e un velo, stava disegnando motivi a spirale su un tavolo, con quello che sembrava sangue. «La mannaia», ripeté Mia, «questo è il mio tributo». «La mamma è morta», si accigliò l'oste. «Cosa?» Sono quasi 4 per i bui. La mannaia, lo guardò storto lei. Morta? Siete pazzo? Sei tu quello che porta il regale alla mia vecchia mamma morta, ragazzino. E allora lei comprese, come se quell'idea le picchiettasse sulla spalla, per poi danzare un'allegra giga. Tada! Non sto parlando di tua madre, brutto. Mia prese la propria irascibilità per la collottola e le diede uno scossone forte. Schiarendosi la gola scostò la falange sbilenca dagli occhi. Non mi riferisco a vostra madre, signore. Intendo la mannaia mia. La dea della notte, la nostra signora dell'omicidio benedetto, sorella moglie di A e madre del buio faenico dentro noi tutti. Oh, intendo la mannaia. Sì. Quella parola fu come un sasso scagliato proprio tra gli occhi del locandiere. La mannaia. Scus, disse l'uomo con imbarazzo. È colpa dell'accento, sai. Mia gli scoccò un'occhiataccia. Il locandiere si schiarì la gola. Non ci son chiese della mannaia da Kist Part, ragazzini. È proibito adorarla, perfin dai margini. In questo tipo di affari non abbiamo niente a che fare con le madri delle notte e tutte queste cose. Nuociono al cibo. Siete Danio il Grasso, proprietario del vecchio imperiale? Non son grasso. Mia diede una manata al balcone. Diversi giocatori di sculaccio si voltarono a fissarle. Ma vi chiamate Danio? Sibilò lei. Una pausa. La fronte aggrottata per pensare. Lo sguardo dell'occhio, che era il cugino tardo di Danio, parve vagare in giro, come distratto da fiori graziosi o forse da un arcobaleno. Non era presente nessun arcobaleno nella stanza al momento. Sì, rispose infine Danio. Mi è stato detto, specificamente detto, badate bene, di venire al vecchio imperiale sulla costa di Ashka e dare il mio tributo a Danio il Grasso. Mia spinse il borsello lungo il bancone, perciò prendetelo. Che c'è dentro? Il trofeo di un uccisore, ucciso a sua volta. I denti di Augustus Scipio, alto boia del senato itriano. Deve venire qua a prenderlo? Mia si mosse il labbro e chiuse gli occhi. No. Bis, come ha preso in... Non li ho presi, persi. Mia si sporse ancora più in avanti, alla malora la puzza. Glieli ho strappati dal cranio dopo aver tagliato la sua miserabile gola. Danio il Grasso tacque. Un'espressione quasi pensierosa gli attraversò la faccia. Si sporse in avanti, avvolto nel lezzo di pesce marcio, che fece spuntare lacrime involontarie negli occhi di Mia. Allora, scusa, ragazzina, cosa dovrei fare qui dentro di un coglione morto? La porta si aprì con un cigolio e Mangialupi si abbassò per entrare, procedendo a grandi passi nel vecchio imperiale, come se parte della locanda fosse sua. Non la possedeva, anche se Daniel Grasso doveva al capitano una grossa somma, debito contratto durante un litigio tra ubriachi sull'aerodinamica dei maiali e la distanza dal vecchio imperiale fino alla stalla dall'altra parte della strada. Il debito, che avrebbe assunto la forma di una sessione prolungata di piacere orale per l'equipaggio della spasimante di Trelene, che a quanto pareva Danio avrebbe seguito stando sulle verticali con il culo dipinto di blu, doveva ancora essere incassato, ma quella minaccia aleggiava pesante nell'aria ogni volta che la spasimante e il suo equipaggio erano nel porto.
Dopo di lui fu la volta di una dozzina dei membri dell'equipaggio, alcuni dei quali si stiparono su panche e tavoli sudici, mentre altri si appoggiavano al bancone cigolante. Con una scrollata di spalle, in segno di scuse, Danilo il Grasso si mise a servire i marinari due meri. Mia lo afferrò per la manica mentre era diretto verso i tavoli. «Avete delle stanze qui, signore?» «Sì, le abbiamo. Un mendicante a settimana, primo pasto a parte.» Mia spinse una moneta di ferro nella manaccia di Danilo il Grasso. «Vi prego di farmi sapere quando quello sarà esaurito.» Facciamo un attimino di pausa, giusto per leggere un po' i commenti, anche perché voglio respirare, dato che ho altre 3 paginette da leggere. Allora, leggiamo un po' i commenti. Allora, un complimento a Martina da parte di Eveluna Ira, che dice: «Io sono innamorata dello stile di Martina di disegnare occhi e sopracciglia.» Aggiunge Amy: «Amo queste sopracciglia spesse.» Sì, grazie, molto bello. Quanto amo Mia, disegnata dalla mano di Martina, io non ve lo so dire, che bella, è proprio lei. Sì. Con quel naso, ragazzi, fantastico. È il suo naso, sapete che è il suo naso. Sono d'accordo. Poi Amy dice: «Anche di napoletano questo accento.» Poi aggiunge Daniele che si... Giovanni, che dall'account dei Ninci Astronauti dà qualche... aiuta anche un poco a intrattenere la chat mentre noi leggiamo. Dice: «C'è una scuola...» Speriamo sia Giovanni, altrimenti è un hacker in caso. Ciao hacker! Ciao hacker! Dice: «Amy, c'è una scuola fatta apposta per imparare il dialetto del locandiere.» Daniele aggiunge: «Verissimo, questi accenti rendono la lettura ancora più credibile e immersiva. Interessante, mi piacerebbe seguire qualche corso sulla lettura dialetto del locandiere Danilo il Grasso.» Devo ammettere che io ho avuto un piccolo... attimo di fortuna relativamente a questo dialetto, con tutto che non lo faccio particolarmente bene, ma perché è anche difficile da leggere, che io di questo libro ho ascoltato l'audiolibro, e quindi il doppiatore, non so se si dice doppiatore pure per gli audiolibri, leggeva il dialetto di Danilo in una maniera così divertente, che appunto io ho amato questo libro, anche se purtroppo non vengono lette le note, ma ho amato questo libro anche per l'interpretazione di Daniele Crasti, che è quello che appunto ha letto tutti e 3 i libri di J. Christoph, e quindi io me lo ascoltavo mentre lavoravo alla tesi, e veramente Mia mi ha tenuto compagnia per tutto il mio periodo di freddo e umido nella chiesa. E quindi continuiamo a leggere, così si mette di parlare. Anzi, Gabri, se vuoi leggere tu. Sì, allora. Daniele dice: «Verissimo, questi accenti rendono la lettura ancora più credibile e immersiva.» Assolutamente sì. J. Christoph è un genio, lo devo smettere di lodarlo, però va bene comunque. È un genio del world building, lui ha creato un sacco di popolazioni. Vediamo infatti i due meri, come dice Fed, abbiamo nominato i Vaniani. Lui crea un sacco di popolazioni, un sacco di lingue diverse e un sacco di caratteristiche. Amy dice: «Interessante, mi piacerebbe seguire qualche corso.» Lidia: «Ricordavo bene, le descrizioni delle situazioni sono fatte così bene che riesco a ricreare perfettamente la scena nella mente.» Sì, assolutamente, è fantastico. Sono evocative da far paura. Ninci Astronauti, Giovanni dice: «La divina scuola del quartiere spagnolo.» Esatto. La curiosità cresce. «The Scientist for Fun, il naso mi piace tanto, anche a noi, è stupendo.» Questo naso ad unco mi piace veramente molto. Amy dice: «Io sono proprio innamorata, amo queste caratteristiche normalmente, quindi top davvero, Martina sa come conquistarmi.» Assolutamente, Martina è bravissima. Sì, sì. E anche Martina ha letto il primo di Nevernight, quindi è preparata, e quando vuole dire qualcosa lo può fare, non stare zittina lì. Ammetto che siamo le domine degli Ninci Astronauti, e si parla di una domina con i coglioni, e adesso lo diciamo, le parolacce, visto che soltanto le usa dalla mattina alla sera. Io vi direi soltanto, aggiungerei una cosina per chiarire la lettura che farà Fede adesso. Non ho detto che Mia è un tipo di persona molto particolare, perché in qualche modo ha affinità con le ombre, riesce a modellarle creandosi un mantello addosso che la rende invisibile, e ha sempre con sé
un qualcosa, una strana figurina, un'ombra gatto che le va dietro, che si nutre della sua paura e vive nella sua ombra. Messer Cortese, che io amo, voglio un gatto solo per chiamarlo Messer Cortese. Ogni volta che c'è un gatto nero nelle vicinanze, io mi volto dicendo: Messer Cortese, anche il povero gatto Illo di Federica che mi odia perché lo chiamo Messer Cortese. Non fa niente. Povero Illo, così rubato del suo nome. Che di Cortese, tra l'altro, non ha niente Illu a sentire Ferdi. Ma neanche Messer Cortese. Messer Cortese non si insulta, è la persona più persona. È il gatto è la più persona. Ok, io ho fatto questo piccolo chiarimento, penso che possiamo andare tranquillamente avanti. Se Fed... Aspetta, ci sono delle domande. Amy Erdbeer ti chiede, Gabriella, conosci la trilogia di Bartimeus? La disconosco in realtà, non mi sono neanche familiare, quindi no. Se hai delle informazioni mi scrivi qui in chat degli Inchiostronauti o mi scrivi sul mio profilo Instagram Macabro Siwi Brain e io sono pronta a ricevere qualsiasi tipo di consiglio di lettura. No, però se lo scrivi qua io sono pure curiosa di sapere. Sì, siamo tutti curiosi, quindi mi dici? Lidia dice, l'unico gatto che la sensei ama... No, allora, ci sono un paio di gatti che io amo al mondo. Quello della mia migliore amica. E basta, credo, basta. E forse qualche altro gatto, ma non mi piace. Link è offesissimo, ma Link non è un gatto, è una palla che cerca affetto e io non sono disposta a darglielo, quindi no, non mi piacciono i gatti e io non piaccio a loro, quindi tranne i gattineri non sono veri gatti, sono ombre che camminano tra il nostro mondo e il mondo dei morti, quindi li amo. Andiamo avanti! Fed, interrompimi, ti prego! Io, a discapito delle macchine fuori, ho bisogno di fare corrente perché sto sudando come me. Allora, continuiamo. Continuiamo. Una settimana senza alcun segno, alcuna parola, alcun sussurro, tranne i venti delle regioni aride. L'equipaggio della spasimante di Trelene rimase a bordo della nave mentre faceva rifornimento e gli uomini fruivano sovente dei servizi della cittadina. Un'illuminante tipica cominciava con un pasto al vecchio imperiale, una sortita nelle braccia della domina Amil e delle sue danzatrici nel locale dall'appropriato nome di Sette Sapori. Ragazzo, ragazza, uomo, donna, maiale, cavallo e con sufficiente preavviso e denaro a disposizione, cadavere. Prima di tornare all'imperiale con una sessione di liquori, canzoni e l'occasionale combattimento amichevole con i coltelli. Solo un dito fu tagliato durante tutta la loro permanenza. Il suo proprietario lo perse con allegria. Mia sedeva in un angolo buio, con i denti del boia chiusi nel borsello, sul legno davanti a lei. I suoi occhi si spostavano sull'uscio ogni volta che ci volava. Di tanto in tanto mangiava una ciotola del chili sorprendentemente piccante e, doveva ammettere, delizioso, di Danio il grasso che lui chiamava il creavedove. E il suo cipiglio si accentuava sempre più mano a mano che si avvicinava il cambio, in cui la spasimante sarebbe ripartita. Mercurio poteva essersi sbagliato? Erano passati anni dall'ultima volta in cui aveva inviato un apprendista alla Chiesa Rossa. Forse quel posto era stato inghiottito dal deserto. Forse i Illuminati li avevano finalmente annientati come aveva giurato di fare il tribuno Remus dopo il massacro del Vero Buio. E forse tutto questo è una prova per vedere se scapperai come una bambina spaventata. All'arrivo di ogni Illuminati, curiosava per l'abitato, origliando alle porte, quasi invisibile sotto il suo manto d'ombra. Giunse a conoscere fin troppo bene i residenti di Ultima Spes. La veggente che prediceva il futuro alle donne della cittadina, interpretando i segni da un tomo avvizzito, scritto in Ashkai, che in realtà non sapeva leggere. Lo scheletro di Sette Sapori che progettava di uccidere la tenutaria e fuggire nel deserto. I legionari illuminati di stanza nella torre della guarigione erano i soldati più miseri che Mia avesse mai incontrato. Due dozzine di uomini ai margini della civiltà, solo poche lame di solacciaio tra loro e gli orrori delle fusciari di Ashkai. Si diceva che i venti che soffiavano dalle rovine del vecchio impero facessero impazzire gli uomini, ma Mia era certa che con quei legionari ci sarebbe riuscita molto prima la noia.
Parlavano costantemente di casa, di donne, dei peccati che avevano commesso per finire relegati in quel buco del culo della Repubblica. Insubordinazione o comportamento ubriaco e molesto erano i più comuni, anche se un legionario era stato assegnato ad Ashka per aver ucciso il cuoco della sua corte dopo che gli era stato servito omaggio in salamoia come ultimo pasto per non meno di 342 illuminotti consecutive. Cosa ti costa, aveva ruggito, servire pugnalata tra una fottuta pugnalata insalata? Dopo una settimana, Mia era stanca morta di tutti loro e nessuno diceva una parola sulla Chiesa Rossa. 7 cambi dopo essere arrivata a Ultima Fest, Mia se ne stava seduta a guardare l'equipaggio della spasimante sibillare la stiva e ascoltare le loro urla sguaiate per causa del grog. Parte di lei avrebbe voluto semplicemente intrufolarsi a bordo mentre prendevano il largo, tornare a casa da Mercurio. Ma la verità era che era arrivata troppo lontano per arrendersi adesso. Se la Chiesa si aspettava che lei se ne andasse con la coda tra le gambe al primo ostacolo, beh, non la conoscevano affatto. Seduta sul tetto del vecchio imperiale, con un sigaretto di chiodi di garofano tra le labbra, osservò la spasimante salpare dalla baia. I venti fruscianti giungevano dalle regioni aride dietro di lei, informi come sogni. Lanciò un'occhiata al gatto che non era un gatto, seduto nella lunga ombra che i soli proiettavano per lei. La sua voce era il bacio di velluto sulla pelle di un neonato. Tu hai paura. Questo dovrebbe soddisfarti. Mercurio non ti avrebbe mandato qui in vano. Sono anni che illuminati tentano di distruggere la Chiesa. Il massacro del vero buio ha cambiato le regole del gioco. Se fosse successo loro qualcosa di male, rimarrebbero delle tracce. Proponi di andare nelle frusciari da dare un'occhiata? O quello, o aspettare qui, o tornare a casa. Nessuna delle alternative è molto attraente. Sono certo che l'offerta di lavoro di Danilo il Grasso è ancora valida. Mia rispose con un sorriso appena accennato. Tornò a guardare il mare, osservando la soliluce scintillare e rifrangersi sulle onde digrignanti. La ragazza fece una lunga tirata ed esalò per nacchi di fumo grigio. Mia? Sì? Non c'è bisogno di avere paura. Non ce l'ho. Una pausa, riempita dal fruscio del vento. Non c'è neanche bisogno di mentire. Abbiamo anche accennato alla presenza di questo ombra gatto che vive e convive con Mia e che capisce tutto ciò che Mia prova, nonostante lei provi comunque a mentire. Leggiamo sì, il commento. Vai tu. Ok, tu ti riposi. Ecco, quando hai scritto lo stile di Christophe mi ha ricordato Stroud, anche lui è uno stile molto ironico, è una trilogia fantasy che in realtà ha un prequel che consiglio pure, l'Anello di Tolomeo. La trama è avvincente proprio in linea con il genere, è divertente ma fa anche piangere, i personaggi sono caratterizzati benissimo e Bastimasso è semplicemente geniale, ve lo consiglio. Stroud è l'autore. Va bene, grazie, io lo segno. E anche Christophe fa piangere tanto, nonostante faccia ridere altrettanto, ve lo assicuro. Io di rado piango per i libri, comunque, però quando piango, piango tanto. Lui mi ha fatto piangere moltissimo, infatti lo odio, ma non è vero, perché è mio marito. Andiamo avanti. Non ci sono altri commenti al momento? No. Direi che puoi riassumere ciò che accade nel frattempo. No. Tu hai l'ultimo pezzetto da leggere, cara. Mizzica, ero convinta, proprio convinta. Vabbè, buonanotte. Buonanotte. Tant'è che ce l'ho anche scritto qua, tu dici. Vabbè. Tranquilla. Mia finì per rubare gran parte delle sue provviste. Otri, razioni e una tenda dall'Emporio e Bare di Ultima Spessa. Coperte, liquore e candele dal vecchio imperiale. Aveva già individuato lo stallone migliore da rubare nella stalla della guarnigione, malgrado in sella fosse a suo agio quanto una suora in un bordello. Disse a se stessa che il furto l'avrebbe mantenuta scaltra
e intrufolarsi poi di nuovo negli esercizi che aveva derubato per depositare sul bancone un risarcimento, le sembrava un perfetto esempio di buona condotta. Oh, guarda, c'è del buono in lei. Via con il crescendo di violini! Seduta presso il focolare dell'Imperiale, si godette un'ultima scodella di Cili Create Vedove e attese che si levassero i venti delle lunghe notte, portando una benedetta frescura dopo un cambio di caldo intenso. Mi alzò lo sguardo quando la porta si aprì con un cigolio, lasciando filtrare dita arricciate di polvere. Il ragazzo che entrò sembrava due Mary, viso tatuato con inchiostro di Leviatano, anche se i segni erano tremendi. Salciocche legate in nodi aggrovigliati, ma la sua pelle era più olivastra che bruna ed era troppo basso per essere un isolano. A dire la verità, era alto meno di una testa più di mia. Vestito di abiti di cuoio scuro, portava una scimitarra in un fodero malconcio e puzzava di cavallo e di lungo viaggio. Quando mise piede nella sala, controllò ogni angolo con i suoi occhi color nocciola. Mentre il suo sguardo vagava nelle rientranze, Mia tirò le ombre attorno a se stessa e scomparve come filigrana nell'oscurità. Il ragazzo si rivolse a Danilo il Grasso, che continuava a lucidare la stessa coppa lercia con il medesimo panno sudicio. Il giovane squadrò l'uomo, poi parlò con voce morbida come il velluto. «Che siate benedetto, signore!» «Va bene», ribatté Danilo il Grasso. «Che ti serve?» «Oh, questo!» Il ragazzo tirò fuori una scatoletta di legno. Gli occhi di Mia si strinsero quando quella sbatacchiò sul bancone. Il ragazzo si guardò di nuovo attorno per la stanza, poi parlò in un sussurro teso. Il mio tributo per la mannaia. Oh, molto bene, alcune nozioni basilari se lo permettete. In tutte le religioni deve esserci un avversario, male per il bene, nero per il bianco. Per la gente della Repubblica questo ruolo è rappresentato da Nia, dea della notte, Nostra Signora dell'omicidio benedetto, sorella moglie di A, anche nota, come senza dubbio avrete intuito, con il nome di Mannaia. All'inizio il matrimonio di Nia e A fu felice. Facevano l'amore all'alba e al crepuscolo, poi si ritiravano nei rispettivi domini, condividendo in parti uguali il dominio del cielo. Temendo un potenziale rivale, ordinò a Nia di non partorire alcun figlio e diligentemente la notte diede alla luce quattro figlie: Sana, la signora del fuoco, Kef, la signora della terra, e infine le gemelle Trelene e Nalisse, le signore di oceani e tempeste, rispettivamente. Comunque, a Nia mancava suo marito nelle lunghe e fredde ore di oscurità, così, per alleviare la sua solitudine, scelse di procreare un bambino. La notte chiamò suo figlio Amais. Ah, però, fu indignato per la disobbedienza della moglie. Come punizione, Nia fu esiliata dal cielo. Sentendosi tradita, Nia giurò vendetta contro A e non parla con lui da allora. A stesso porta ancora il broncio per tutta la faccenda. E cosa ne fu di Amais? Potreste chiedere. Il rivale che A giustamente temeva. Ma questo, gentili amici, vorrebbe dire rovinare la sorpresa. E pausa! Pausina, pausina. Leggiamo, leggiamo un po', Pazienza! leggi un po' la chat, leggi un po' la chat. Vediamo. Allora, Daniele dice: me lo sono segnato pure Ah no, io. aspetta, 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 aspetta. Ah, c'è più sopra, ok. Giovanni, io ci ho visto una somiglianza con un autore che se... Ah, Giovanni! Giovanni! Ti odio! Non ti dirò l'errore grammaticale che hai fatto, ma sappi che ho avuto una coltellata. Ah, ok, ti sei corretto, va bene, ti adoro. Ti torno ad adorare. Mi hai salvato la vita. Che sarebbe impensabile da indovinare. Un altro autore. Così è, chi è? George Martin, Rick Riordan. Se è Rick Riordan, Rick Riordan è l'altro amore della mia vita. No, 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 parla di un autore in particolare. Allora, 100 gocce d'inchiostro, chi le indovina? Interessante. Amy, grande, sono contentissima, ora ho l'ansia tipica di consigliere qualcosa e spero che gli altri non ne siano delusi. Anch'io da morire. Sono tipo, voi lo state adorando, Zia Cristoforo, vero? Lo state facendo. Inchiostro, no, scherzo, non so come farle regalare, Giovanni. Io sono rimasta delusa da questa cosa. Beh, così è troppo generico. Qualche indizio? Autore italiano col vizio di parlare un sacco con il lettore. È un classico, si studia a scuola, sì, Italo Svevo, nope, ma attenzione alla lettura, dai.
Hai detto autore italiano col vizio di parlare un sacco con il lettore. Chi è Pirandello? Non è quello che penso voglio dire Giovanni. Non so. Lasciamo, vediamo un poco che dice la chat, vediamo se hanno qualche idea, altrimenti. Mi propone Dante. Io richiamo l'attenzione di Lidia, di Evelyn, di The Scientist for Fun, che sono quelli più attivi, perché gli altri che ci seguono sono sempre in silenzio, ci spiano da lontano, ma Sì, se scrivete non dimentichiamo. a proposito di gente che ci spia, ma che ci ha mandato comunque dei messaggi privati dicendo che di aver visto le live in differita, volevamo ringraziare Susi River che l'altro giorno ci ha fatto una donazione di 10 euro per il nostro progetto, quindi ti ringraziamo un sacco e ci ha scritto anche in privato dicendo che appunto aveva visto le live non in diretta e che quindi ci teneva a supportarci, quindi ti ringraziamo per il supporto, davvero grazie mille. Diciamo, è una cosa da dire, l'abbiamo detto per tutti i nostri mecenati, lo diciamo anche per lei. Lidia dice, ma perché lo considerano volgare e crudo? Christophe, dico, a me non sembra da queste pagine. Allora, Christophe sa essere volgare e crudo, ma non in senso negativo, a mio parere. Poi non so, Fed, abbiamo saltato delle parti che non si potevano leggere, voglio dire, il libro comincia con una scena di sesso e un omicidio, ma comunque Christophe non li descrive in modo troppo volgare, non troppo, Anzi. anzi. Per me rende poetico la qualsiasi, anche se appunto a livello molto crudo. Insomma, le parolacce le scrive ed effettivamente lui è un maestro nell'usare la parola. Cioè, io lo è, ma nel giusto, e comunque riesco a rendere bene attraverso il suo stile, mi pare. Appunto, anche secondo me non in senso negativo, no, infatti. Almeno a me le sue parolacce non mi hanno dato troppo fastidio. Noi tutti diciamo le parolacce dalla mattina alla sera, anche se io cerco sempre di smettere, è inutile che se lo vediamo scritto in delle pagine ci scandalizziamo. Esatto. Bene, 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 bene. Che bene. Allora. intanto, se pian pianino vi ricordiamo sempre che se volete sfruttare le gocce di inchiostro per inquadrare sempre e comunque il bellissimo naso di Mia disegnato da Martina, potete farlo. È una feature di Twitch che ancora non vi abbiamo visto utilizzare, quindi per piacere utilizzatela, perché è molto divertente, diciamo si può sfruttare di più nell'ambito dello story build, però anche qua non sarebbe male. E, detto questo, diciamo, c'è Lidia che dice, sentivi di persone che non sono riuscite a leggere per via della crudeltà? Sentivo di persone che non sono riuscite a leggere per via della crudeltà di certe scene, però boh. Magari sono io che sono poco impressionabile, ma no, ma guarda, considera che io ho ascoltato tutti i primi tre libri, i primi due libri e mezzo, perché l'ultimo non l'ho finito ancora. È crudo, è esplicito, ti descrive le cose così come sono, però non è volgare, non è fastidioso. No. Le descrizioni, io sono una anche un poco impressionabile. Ma a me non sono sembrate così volgari nel senso più terreno del termine, proprio fastidiose da leggere, dolorose da leggere, va. Quindi È anche comunque. vero che le persone si scandalizzano per cose troppo assurde, nel senso, se non ti piace leggere di omicidi, di morte, di oscurità, personaggi non buoni, e ti scandalizzi a vedere le gocce di sangue e non leggere di Cristoffe, però hai dei problemi, cioè devi curarti un pochino, perché la vita non è rose e fiori, diciamo, quindi non lo so. Queste persone hanno un loro posto nel girone dell'inferno, con tanto sangue a piovergli addosso, di sicuro. Vabbè, dico, lo leggi anche nella quarta di copertina, il tema del libro, se sai che la nostra Mia sta cercando di entrare in una scuola di assassini. Ad un certo punto ti fai due domande e ti dici, me la sento di leggere questo libro? Sì, no, forse. Ringraziamo TheFrankie22 per essere salito a bordo. Se non sai cosa stiamo facendo, probabilmente
la regia ti manderà il comando di descrizione, però a che siamo in un momento di pausa ti descriviamo brevemente ciò che stiamo facendo. Stiamo leggendo dei passi tratti dal libro di J. Christoph Nevernight, mentre Martina, la nostra disegnatrice di turno per questa live, abbiamo due disegnatori, si sta occupando di realizzare un'illustrazione a tema del libro che stiamo leggendo. L'ho detto in maniera chiara? Sì. The Frankie 22 mi dice: ciao Fede, se ci conosciamo dimmi chi sei, perché non ti riconosco dal nickname, altrimenti ciao comunque. Leggi il commento, leggiamo gli altri commenti, Gabri? Allora, Giovanni dice: purtroppo è la croce di chi tratta argomenti forti, King ha avuto recensioni simili su molti dei suoi libri, vero? Lidia, comunque non ha senso, non si scandalizzano per certe scene di sesso esplicite da fare schifo nei romance, per queste cose sì. Ma la coerenza manca a tante persone nel DNA. Vivono in una bolla utopica, ci dice The Scientist for Fun, e l'omicidio e il sesso fanno parte della natura umana, a volte mi viene difficile comprendere queste persone. Anche a me, tantissimo. Esatto. De Franchi ti dice Frankenstein. Sì, ho capito chi è. Ciao Francesco, grazie di seguirci in questa live, grazie mille. Lui studia recitazione, cioè ora mi sentirà parlare, leggere, io farò tipo, vabbè, faccio schifo, vabbè, ok, belle figure, proprio attivata il tastino belle figure. Comunque, se vi piace Nevernight, io mi sento di fare pubblicità a mio marito, nel senso proprio più totale del termine. Hanno fatto su YouTube una sorta di fan film, un fan movie molto piccolo, cioè sono tre parti da 7-11 minuti ciascuno, in cui descrivono le scene proprio che stiamo leggendo. C'è la scena che ha letto Fede, che è semplicemente sublime, e io vi consiglio di andarle a guardare perché sono fantastici, davvero fantastici. Dopo aver visto la nostra live, mi dice la regina, non andate a guardare adesso le cose. Mi trovano su YouTube, dove trovate anche i video delle nostre live precedenti. Esatto, quindi mi andate a fare un giro su YouTube dopo aver visto la nostra live su Twitch. Esatto. E direi che possiamo andare avanti. Allora, cosa succede nel frattempo? Perché saltiamo un po' di pagine. Mi incontra questo ragazzo, anche per lui succede la stessa cosa che purtroppo è successa a Nia, ovvero Danio o Danio, il grasso, confonde la mannaia per sua madre e non accetta l'omaggio che questo ragazzo gli porge. Mia lo segue, si incontrano in qualche modo e lui si presenta come Trick. Mia ha da ridire sul suo nome perché è un duemeri, lo dico io anche lui, però lui insiste perché tutti i duemeri hanno tipo nomi come Alza Onda, Spacca Crani, Accoltella Spada, Spezza Schiena. Come abbiamo detto, per giustificare l'assegnazione dei nomi, nella nostra live di Writing Tips. Sì, abbiamo fatto Donna Coccole che risuonerà nel libro. Insomma, e lui, molto piccato, le dice che effettivamente il suo nome è Trick, punto. E insieme decidono di partire all'avventura per cercare la Chiesa Rossa attraverso il deserto. Quindi abbiamo saltato un pochino, si avventurano in questa fantomatica Ashka, che è un impero decaduto, e insomma, adesso leggiamo un pezzetto del loro viaggio. Fede, devi leggere una piccola nota. L'impero di Ashka dominò il mondo conosciuto da circa 7 secoli, un periodo considerato dagli eruditi come un'epoca impareggiabile nei campi della scienza e delle arti arcane. Ashka era una società di stregoni, i cui audaci esperimenti nei reami della magica o beneficio, o il termine che preferite, non solo sminuirono i rituali taumaturgici dei più deboli dei re magi di Isiani che li seguirono, ma cambiarono anche la forma della realtà stessa. Purtroppo, come succede spesso quando un mortale curiosa nelle trame ordite degli dèi, qualcuno o qualcosa prima o poi finisce per staccargli il naso. Nessuno studioso mortale conosce con certezza i veri motivi della caduta di Ashka. Molti dicono che il loro impero fu cancellato dal mondo da
in persona. Altri affermano che i benefici degli stregoni di Ashka attirarono l'attenzione di esseri più antichi degli dèi, mostruosità innominabili, oltre i margini dell'universo e della sanità mentale, che trangugiarono l'impero come un inchiostrammo in preda a una sbornia da tre cambi. E poi ci sono altri che affermano che qualcuno tra gli stregoni fece semplicemente un casino, un grosso, grossissimo casino. La coppia si fermò quanto bastava per recuperare lo stallone di Trick, un sauro imponente dall'inspiegabile nome di Fiori, prima di fuggire nelle regioni aride. Il rovina Tupi aveva svolto il suo compito, però, e la caccia da parte della guarnigione di Ultima Spesse fu breve e decisamente disgustosa. Mia e Trick presto poterono rallentare al piccolo galoppo, nessun inseguitore in vista. Le Frusciaride, come venivano chiamate, era una desolazione più triste di qualunque altro deserto Mia avesse visto. L'orizzonte era incrostato come le labbra di un mendicante, attraversato da venti carichi di voci appena oltre la soglia di udito. Il secondo sole che baciava l'orizzonte solitamente era un segnale dell'inizio di inverni brutali per i Treia, ma qui fuori il calore era ancora rovente. Messer Cortese era gomitolato nell'ombra di Mia, miserevole quanto lei. Mettendosi in testa un tricorno, che aveva rubato e pagato, Mia esaminò l'orizzonte. «Suppongo che gli uomini di chiesa si annidino in alto», azzardò Trick. «Propongo di cominciare con quelle montagne a nord, poi deviare a est. Dopodiché, probabilmente la nostra vita sarà stata prosciugata dai pulvi spettri o saremo stati mangiati dai kraken delle sabbie, perciò le nostre ossa non importerà dove verranno cagate fuori». Mia imprecò quando Bastardo diede una piccola sgroppata. Le facevano male le cosce per la sella e il suo sedere si stava preparando a sventolare bandiera bianca. Indicò un dito solitario di pietra spezzata a 10 miglia di distanza. Laggiù. «Con tutto il rispetto, figlia pallida, dubito che il più grande enclave di assassini nel mondo conosciuto piazzerebbe il proprio quartier generale a distanza di odore dagli allevamenti di maiali di Ultima Spesse». «Sono d'accordo, ma lì è dove penso che dovremmo accamparci. Sembra esserci una sorgente, e dall'assù avremo una buona visuale di Ultima Spesse e di tutte le regioni annidate attorno, scommetto. Pensavo che stessimo seguendo il mio naso. L'ho solo proposto per farlo sentire a chiunque potesse ascoltarci. Ascoltarci? Siamo d'accordo che questa è una prova, giusto? Che la Chiesa Rossa ci sta esponendo a un esame?» «Sì», annuì lentamente il ragazzo. «Ma questo non dovrebbe rappresentare una sorpresa. Di sicuro il tuo Shahid ti ha fatto esercitare per prepararti alle prove che affronteremo». Mia strattonò le redini quando Bastardo cercò di tornare indietro per la quinta volta in altrettanti minuti. «Il vecchio Mercurio amava le sue prove», annuì lei. «Non c'era momento che non potesse essere in realtà un esame mascherato». «Mercurio chiamava quelle prove cacce al tesoro e, anche se variavano per difficoltà e livello di rischio per arti e vita, iniziavano sempre con Mia che si svegliava con una lieve emicrania da sonnolerba in un ambiente sconosciuto. Una volta, dopo una lezione sui principi del magnetismo, si era risvegliata nel buio pesto delle fogne di Godsgrave. Soltanto con una forcina di ferro e un pezzo di gesso per aiutarla a trovare la via d'uscita. Dopo 5 mesi di lezioni nella lingua della vecchia Ashka, si era svegliata 5 miglia in profondità nella necropoli di Godsgrave, con mezzo odre d'acqua e le indicazioni per l'uscita scritte in lingua Ashkai. Ovviamente, anche se Mercurio le chiamava cacce al tesoro, l'unico tesoro che si trovava alla fine di quegli esercizi era vita prolungata. Tuttavia, erano utili a renderla una studentessa particolarmente scrupolosa. «Ma non me ne ha mai insegnato uno che non sia riuscito a superare. E la Chiesa non dovrebbe essere nulla di diverso. Allora, qual è l'unico indizio che ci è stato fornito, l'unico pezzo dell'enigma che abbiamo in comune?» «Ultima Spesse». «Esattamente. Credo che la Chiesa non possa sostenersi da sola. Anche se coltivano il proprio cibo, avranno bisogno di altre provviste. Ho curiosato per la stiva della Spasimante e ho visto merci di cui gli abitanti di Ultima Spesse non avrebbero bisogno. Ipotizzo che la Chiesa abbia un discepolo lì. Forse per controllare i novizi, ma cosa più importante, per far arrivare quelle merci alla loro roccaforte.
Perciò tutto quello che dobbiamo fare è individuare una carovana diretta nelle regioni aride e seguirla. Trick squadrò la ragazza con un sorrisetto. Saggezza, figlia pallida. Non temere, Dominus Trick. Non lascerò. Il ragazzo alzò una mano e fece fermare improvvisamente Fiori. Strinse gli occhi per esaminare le lande brule attorno a loro e arricciò il naso, annusando l'aria sussurrante del deserto. Cosa c'è? La mano di Mia andò al suo pugnale di necrosso. Trick scosse il capo e chiuse gli occhi mentre ispirava. Non c'è mai stato questo odore prima. Mi ricorda cuoio vecchio e... Bastardo sbuffò e si impennò. Mia si resse alla sella, imprecando mentre la sabbia rossa esplodeva attorno a loro e una dozzina di tentacoli spuntava da sottoterra. Lunghi 20 piedi, punteggiati di uncini seghettati e prensili, sembravano asciutti quanto l'interno del lago di un inchiostrambo. Bastardo nitri dal terrore quando una delle appendici coriacee si avvolse attorno alla sua zampa, mentre un'altra gli stringeva la gola come un cappio. Lo stallone si dibatté, smocciolando e sgroppando come imbizzarrito. Mia si ritrovò di nuovo in volo, rimbalzò sopra la testa di Bastardo e precipitò verso il proprietario dei tentacoli, che ora si stava trascinando fuori dalla terra aprendo un orrendo orifizio a becco. Nell'aria risuonò un iss gutturale cinguettante. «Un kraken delle sabbie!» tuonò Trick, anche se non ce n'era bisogno. Se i pochi eruditi tanto folli da studiarli li chiamano kraken delle sabbie, i predatori al vertice della catena alimentare nelle regioni aride di Ashkai non sono realmente cefalopodi. Nuotano nella sabbia con la stessa facilità con cui i loro cugini di mare nuotano nell'acqua, filtrando ossigeno dalla terra attraverso branchie specializzate. Mangiano qualunque cosa non possieda una velocità di corsa superiore alla media e sono noti per un temperamento che molti descriverebbero come poco collaborativo. L'esperto indiscusso su di essi, l'erudito Carlo Ribisi, teorizzò che si trattasse di una specie di verme del deserto mutato da agenti inquinanti magici provenienti dalle rovine dell'impero Ashkai. Ribisi postulò che quelle bestie possedessero un'intelligenza simile a quella dei cani per provare il suo teorema, catturò un piccolo kraken delle sabbie e lo riportò al Gran Collegio di Ghostgrave, provando a insegnargli semplici compiti. Ribisi costruì labirinti di pietra, li riempì di terra e si insegnò con la bestia che lo hanno chiamato Alfie, come un animaletto molto amato dalla sua famiglia. Lì dentro. Alfie veniva ricompensato con del cibo quando riusciva a uscire dal labirinto. Ribisi introdusse schemi più complessi a mano che Alfie cresceva in dimensioni. Era lungo 6 piedi alla sua ultima misurazione registrata. Incorporando anche congegni semplici come chiavistelli e porte per dimostrare l'intelligenza crescente della creatura. Purtroppo, Alfie utilizzò questa conoscenza un illuminato per sfuggire alla sua prigione, uccidendo gran parte della facoltà di zoologia, incluso un amareggiato Ribisi, prima di essere eliminato da un drappello di confusi illuminati. Dopo questo incidente, le ordinanze sul mantenimento della fauna all'interno dei terreni del collegio furono notevolmente rafforzate. Mia estrasse il pugnale di necrosso, attaccando un tentacolo che sferzava nella sua direzione. Quello sprizzò sangue oleoso e un ruggito raggelante fece tremare la terra mentre Mia ruzzolava in mezzo ad altri 2 arti spaventosi, schivando un terzo e rialzandosi ansimando in posizione accucciata. Messer Cortese si sbrotolò dalla sua ombra, scrutando quel mostro e non esalando un piccolo sospiro delicato. «Grazioso!» Trick sfoderò la scimitarra, balzò giù dalla groppa del suo stallone e aggredì il tentacolo avvinghiato alla zampa di Bastardo. Con lo schiocco di una fune salata, l'appendice si staccò e un altro ruggito fuoriuscì dalla bestia, gli occhi grandi come piatti da portata e le branchie polverose che si gonfiavano. L'arto tranciato si dibatté, schizzando Trick di liquore puzzolente. Bastardo nitrì di nuovo dal terrore, del sangue sprizzava dal collo nel punto in cui il tentacolo era avvolto e stava stringendo. «Lascialo andare!» urlò Mia, pugnalando un altro tentacolo. «Tirati indietro!» le gridò Trick. «Tirarmi indietro! Sei pazzo! Sei tu la pazza!» Trick indicò il pugnale. «Pensi di uccidere un kraken delle sabbie con quel dannato stuzzicadenti? Lasciagli prendere lo stallone! Visto, ho rubato quel fottuto stallone!» Abbassandosi per effettuare una finta, Mia vibrò un colpo e un altro arto uncinato, facendo uscire un nuovo zampino di sangue.
Una sferzata di ritorno fece finire Trick lungo disteso tra la polvere a imprecare. Mia curvò le dita, avvolgendo frettolosamente una manciata di ombre attorno a sé per evitare un colpo simile. Quegli uncini sembravano abbastanza brutali da sbudellare un guerriero ambulante. E se se ne può trovare un gruppo di 10 a Godsgrave, i giganti mecana del collegio di ferro vengono mantenuti senza carburante né pilota e vengono attivati solo in casi di assoluta crisi. A causa della potenza militare itriana e delle difficoltà di attaccare Godsgrave, se non per mare, la presenza di quelle macchine nella città è per lo più cerimoniale. Negli ultimi 40 veri bui, i guerrieri ambulanti di Godsgrave sono stati attivati esattamente due volte. La prima, durante la deposizione di Re Francisco XV, legionari leali alla monarchia tentarono di fare irruzione nel palazzo e di salvare il re dai suoi assalitori quando si diffuse la notizia della rivolta. I piloti lealisti, una porzione puramente cerimoniale in quella fase della monarchia, si arresero quando scoprirono che Francisco e tutta la sua famiglia erano già morti. Il secondo incidente cominciò con 3 bottiglie di aureo vino di media qualità e una vanteria da ubriaco a una possibile spasimante, seguita da uno schianto barcollante contro la sesta costola, che si spezzò alla base e crollò nel mare, terminando in un rapido processo e una crocifissione ancora più veloce per il giovanotto coinvolto. E la ragazza non era nemmeno così infatuata di lui. Facciamo tutti un sospiro, un respiro profondo e torniamo a leggere tranquillamente Nevernight. Vai con la musica. Quello cos'era? Mormorò. Beh, tecnicamente non sono cefalopodi. Intendo, cosa gli hai tirato in bocca? Mia scrollò le spalle. Un barattolo del creavedove di Daniel Grasso. Trick sbatte le palpebre, diverse volte. Hai appena sconfitto un orrore della frusciaride con un barattolo di peperoncino in polvere. Mia annuì. Un peccato davvero, è roba buona. Ne avevo rubato solo uno. Un momento di silenzio incredulo risuonò per il deserto, riempito dal canto stonato di venti impazziti. E poi il ragazzo cominciò a ridere, un sorriso bianchissimo che scintillava in un volto lurido in mezzo alle fossette. Asciugandosi gli occhi, pulì un bel po' di sangue scuro dalla sua lama e si allontanò per andare a recuperare fiori. Mia si voltò verso il suo stallone rubato, che si stava rialzando dalle sabbie, sangue sulla gola e sulle zampe anteriori. Parlò in toni tranquillizzanti, la lingua incrostata di polvere, sperando di calmarlo. «Sei tutto intero, ragazzo?» Mia si avvicinò lentamente, la mano tesa. L'animale era scosso, ma con qualche cambio di riposo presso il punto di vedetta si sarebbe ripreso, e magari sarebbe stato più ben disposto verso di lei ora che gli aveva salvato la vita. Mia gli accarezzò i fianchi con mani ferme, poi frugò nelle bisacce in cerca del suo «Aia, cazzo!» Mia strillò quando lo stallone le morse il braccio, tanto forte da lasciare un livido sanguinante. Il cavallo gettò indietro la testa con quella che somigliava parecchio a una risata. Se esisteva un cavallo sotto gli occhi di A.A. davvero capace di una risata sbeffeggiante, quello era bastardo. Poi, agitando la criniera, iniziò a zoppicare al piccolo galoppo verso Ultima Spess, lasciandosi alle spalle orme di zoccoli insanguinate. «Aspetta, urlò mia, aspetta!» «Gli stai davvero antipatica», disse Trick. «I miei ringraziamenti, Dominus Trick, quando avrai finito di cantare la tua ode all'ovvio, forse mi farai l'onore di inseguire il cavallo che sta scappando con tutta la mia dannata roba sulla schiena?» Trick sogghignò, volteggiò in sella fiori e galoppò all'inseguimento. Mia si tenne il braccio contunso, ascoltando la flebile risata di un gatto che non era un gatto riecheggiare nel vento. Sputò nella polvere, lo sguardo fisso sullo stallone in fuga. «Bastardo», sibilò. Sì, è stato fatto apposta perché vi sembrasse che mi sia fatta male la voce. Sì, è fatto apposta, tranquillo. Allora, ci siamo tutti ripresi un attimo dall'infarto momentaneo, mi sembra di sì. Sì. Diciamo che pian pianino dobbiamo anche un pochino ricarburare, ma perché può capitare, a quanto pare è crollata tutta Twitch Italia, quindi
penso sia un problema relativo al server di Twitch nell'universo, quindi non Io siamo soli. mi intrometto, mi sono smutato, quindi mi sentono anche gli spettatori. A me il fatto che sia crollato anche il trono del Mori un pochettino mi consola. Povero trono del Mori. Non me ne voglio, gli voglio tanto bene, è uno spettacolo seguirlo, però sapere che è successo a tutta Twitch Italia mi fa sentire un pochettino meno inetto. Esatto. Tranquillo, dai, non è colpa tua. Vi lascio in pace e ciao a tutti. Ciao, ciao. Mi metti la canzone iniziale del prologo appena, cioè, riesci a caricarla in 2 minuti? Ok, sei fantastico. Allora, Malcomune Mezzo Gaudio, come si dice? Ciao Dani, ti saluta Lidia, ti salutano. Fateci sapere nel frattempo cosa ne state pensando di Nevermind. I disegni di Martina io neanche li commento più perché il mio cuore sta implodendo a vedere questi. E direi di andare avanti perché comunque ci ha rubato un paio di minuti importanti. Ah no, un commento di Amy che dice oggi Martina sta disegnando i miei Partner. parte ideale, prima una ragazza, adesso questa ragazza con i capelli lunghi e l'espressione, io sto morendo qua, ve lo dico, mi piace, libro e disegno, è vero, è verissimo, è un perfetto trick. Io adoro il personaggio di Trick. Non so se mi sentite. Sì. E niente, sono molto felice di disegnarlo perché forse è uno dei protagonisti che ho letto di recente che mi ha colpito molto per il character design. Forse solo perché hai le salciocche, come le chiama Christophe, o Christophe Sì, come si chiama. Jay Christophe ha questa cosa di dare nomignoli e nomi nuovi a quasi tutte le cose. Le trecce sono belli trecce, le Sì. notti sono illuminotti, ma vi spiegheremo un pochino più in là perché faremo un po' di world building con Jay Christophe perché capisco che invece di chiamare giorni li chiama cambi, invece di chiamarli notti li chiama illuminotti e qualcuno magari non può cogliere subito, ma se leggeste il libro capireste che mente c'è dietro questo libro, insomma. Andiamo avanti, andiamo, andiamo. Vai. Trick tornò mezz'ora dopo con un zoppicante bastardo al seguito. Riuniti, lui e Mia procedettero a piedi fino al sottile sperone di roccia che avrebbe funto da posto di vedetta. Erano in allerta costante per suoi movimenti sotto la sabbia, e Trick annusava l'aria come un segugio, ma nessun altro orrore levò i suoi tentacoli. O altri appendici per ostacolare i loro progressi. A Bastardo e Fiori fu permesso di brucare l'erba rada che circondava la guglia. Fiori era lieto per quello spuntino, mentre Bastardo fissava Mia con lo sguardo fulminante di un animale abituato ad avena fresca a ogni pasto, rifiutandosi completamente di mangiare. Tentò di mordere Mia un altro paio di volte quando lo legò, perciò le fece finta di dare delle pacche a Fiori, anche se non gli piaceva molto nemmeno lui, e regalò al Sauro delle zollette di zucchero prese dalle bisacce. L'unico dono per lo stallone rubato era il gesto della mano più volgare che a Mia potesse venire in mente. Scusatemi, un attimo. Ragazzi, mi è esploso. Ok, ci sono, scusate. Vai. Noto come le nocche, il gesto comprende sollevare un pugno con indice e mignolo stesi fino alla prima nocca. Ecco, finalmente, scusate, una parentesi che Cosa non non l'ho c'entra assolutamente capito. niente. Dobbiamo capire come si fa, perché io lo so. L'autolibro non legge la nota e quindi io ho continuato a chiedermi quale fosse il gesto delle nocche. Adesso finalmente lo scopro. Che bello, scusate. Penso sia questo. Non ti vedo. Sì, è tipo così. Noto come le nocche, il gesto comprende sollevare un pugno con indice e mignolo stesi fino alla prima nocca. Il gesto trae origine dalla battaglia delle sabbie scarlatte, dove Re Francisco I di Itreia, anche noto come il grande unificatore, sconfisse l'ultimo re magus linisiano, Lucius l'Onnipotente. Dopo quella sconfitta, si presumeva che la resistenza linisiana al dominio itreiano sarebbe vacillata. L'occupazione itreiana delle terre conquistate era tanto ingegnosa quanto insidiosa. Un piccolo gruppo di amministrativi midollani si stabiliva nel vuoto di potere creato dalla distruzione della classe dirigente e stabiliva una nuova aristocrazia locale con legami con Itreia tramite
coercizione e corruzione. Non so più parlare. I figli della nobiltà locale venivano inviati a Godsgrave per essere istruiti. Le figlie itreiane sposavano uomini del luogo. La ricchezza scorreva in tutte le tasche giuste. E, nel giro di una generazione, i conquistati si sarebbero domandati perché mai avevano posto resistenza. Non accadde così a Lys, gentili amici. Dopo la morte di Lucius, una guarnigione di illuminatii fu dislocata nella capitale di Lys, Elai, per sovrintendere all'assimilazione. Le cose andarono bene finché un manipolo di truppe scelte, ancora leali alla memoria di Lucius, non fece irruzione a un banchetto dell'ex palazzo del re Magus. I membri della aristocrazia itreiana e i soldati della guarnigione di illuminatii furono catturati e messi in fila accanto ai lealisti e poi castrati a uno con una lama incandescente. Poi i prigionieri furono liberati e le forze scelte si barricarono nel palazzo, aspettando l'inevitabile rappresaglio. Protrattosi per più di 6 mesi, l'assedio di Elai divenne leggenda. Si dice che i lealisti si aggirassero per i bastioni del palazzo, tenendo in alto i pugni con indice e mignolo stesi fino alla prima nocca. Il gesto di scherno per indicare agli assalitori che i ribelli possedevano ancora il loro equipaggiamento, mentre i gioielli degli itreiani erano stati dati in pasto ai cani dei ribelli. Anche se i lealisti furono infine sconfitti, le nocche sono diventate di uso comune per molti cittadini della Repubblica, un gesto derisorio che si prefigge lo scopo di sfoggiare superiorità su un avversario virato. «Perché chiami il tuo cavallo Fiori?» chiese Mia mentre lei e Trick si preparavano ad arrampicarsi. «Cosa c'è che non va in Fiori?» «Beh, molti uomini danno ai loro cavalli nomi un po' più virili, tutto qua. Leggenda, principe o cose del genere. Una volta ho incontrato un cavallo chiamato Zoccolo di Tuono. Alzò una mano. Giuro sulla luce.» «Mi sembra una cosa tanto sciocca», disse il ragazzo in tono altezzoso. «Elargire quel genere di informazioni gratis. Cosa intendi?» «Beh, se chiami il tuo cavallo leggenda, fai sapere alla gente che pensi di essere l'eroe di un libro di favole. Se chiami il tuo cavallo Zoccolo di Tuono, figlie, tanto vale appenderti un cartello al collo che dice «Ho un pene grande come una nocciolina». Mia sorrise. «Ci credo sulla parola. Mi piacciono questi tizi che chiamano le loro spade spaccacrani o risucchia anime o cose del genere. Trick legò le sue salsiocche in una crocchia ingarbugliata in cima alla testa. Sono tutti coglioni. Se dovessi dare un nome alla mia lama, disse Mia pensierosa, la chiamerei Fuffi». Trick sbottò a ridere. «Fuffi? Bisso, sì», annuì la ragazza. «Pensa al terrore che instilleresti, essere sconfitto da un nemico che impugna una spada chiamata risucchia anime. Con quello potresti convivere. Immagina la vergogna se ti facessi rompere il culo da una lama chiamata Fuffi». «Beh, proprio quello intendo. I nomi rivelano tanto su chi li dà quanto su chi li riceve. Forse non voglio che la gente sappia chi sono. Forse preferisco essere sottovalutato». Il ragazzo scrollò le spalle. «O forse semplicemente mi piacciono i fiori». Mia si ritrovò a sorridere mentre i due scavavano la parete accidentata del dirupo. Entrambi si arrampicavano senza chiodi di roccia o funi, il tipo di follia comune tra i giovani che si reputano immortali. Il loro posto di vedetta torreggiava a 100 piedi di altezza, ed entrambi erano senza fiato quando raggiunsero la sommità. Ma, come Mia aveva previsto, quello sperone offriva un punto di osservazione magnifico. Tutto il deserto si stendeva davanti a loro. Il bagliore rosso di San era spietato e Mia si domandò quanto sarebbe stato brutale il calore durante la vera luce, quando tutti e tre i soli facevano ardere il cielo di bianco. «Ottima vista», concordò Trick. «Se qualcuno starnuta a ultima spesso ce ne accorgeremo subito». Mia diede un calcio a un ciottolo e lo fece cadere dal dirupo, osservandolo ruzzolare nel vuoto. Si sedette su un macigno, puntellando lo stivale sulla pietra opposta, in una posa che avrebbe provocato un brivido in Domina Corver, se l'avesse vista. Prese dalla cintura una sottile scatola d'argento con incisi il corvo e le spade incrociate della famiglia Corver. Si mise un sigaretto tra le labbra e offrì la scatola a Trick. Il ragazzo la prese e si sedette di fronte a lei, arricciando il naso e leggendo a occhi stretti la scritta sul retro. «Ne dis lusa, lus disa», borbottò. «Il mio liceo è pessimo. Qualcosa sul sangue? Quando tutto è sangue, il sangue è tutto.
Mia accese il proprio sigaretto con l'acciarino, poi salò un sospiro soddisfatto. Motto di famiglia. La tua famiglia? Trick indicò lo stemma col pollice. Avrei scommesso che l'avessi rubato. Non ti sembro la tipica midollana? Non sono sicuro di che tipo mi sembri, ma una bambina spocchiosa appiccicata alla dorsale? Niente affatto. Devi lavorare sui tuoi complimenti, Dominus Trick. Il ragazzo pungolò la sua ombra con lo stivale, gli occhi indecifrabili. Lanciò un'occhiata al non gatto annidato vicino alla sua spalla. Messer Cortese lo fissò a sua volta senza emettere un suono. Quando Trick parlò, fu con evidente trepidazione. Ho sentito parlare della tua stirpe, ma non ne avevo mai incontrato nessuno prima. Non avrei mai pensato che mi succedesse. La mia stirpe? I Tenebris? Mia esalò fumo grigio e gli occhi stretti. Allungò una mano verso Messer Cortese, come per accarezzarlo, e le sue dita vi passarono attraverso come se fosse fumo. Per la verità, erano in pochi coloro che la vedevano usare il suo dono e vivevano per raccontarlo. La gente della Repubblica temeva ciò che non riusciva a capire e odiava quello che temeva. Eppure questo ragazzo sembrava più affascinato che impaurito. Squadrandolo dall'alto in basso, questo tappeto di duemeri con i suoi tatuaggi da isolano e il nome da continentale, realizzò che era un estraneo come lei, e per un attimo si rese conto di quanto era lieta di aver compagnia su questa strada bizzarra e polverosa. «E cosa sai dei Tenebris, Dominus Trick?» «Leggende. Stronzate. Rubate ai bambini delle culle, deforate vergini ovunque andate e altre sciocchezze.» Il ragazzo scrollò le spalle. «Ho sentito dire che i Tenebris attaccarono una grande basilica alcuni anni or sono, uccisero parecchi legionati illuminati.» «Ah!» Mia sorrise in mezzo al fumo. «Il massacro del vero buio. Probabilmente sono tutte cazzate che hanno inventato per alzare le tasse o cose del genere.» «Probabilmente.» Mia fece un cenno verso la sua ombra. «Tuttavia, non sembra che questo ti disturbi. Ho conosciuto un veggente in grado di capire il futuro frugando tra le viscere degli animali. Ho incontrato un alchimista capace di creare fuoco dalla polvere e uccidere un uomo semplicemente soffiandogli addosso. Gingillarsi con l'oscurità a me sembra solo taumaturgia da imbonitore come le altre.» Lanciò un'occhiata al cielo terso. «E non riesco a trovarci molta utilità in un posto dove i soli non tramontano quasi mai. Più brillante è la luce, più cupa è l'ombra.» Trick guardò il non gatto, ovviamente sorpreso di sentirlo parlare. Lo osservò con attenzione per un momento, come se potessero spuntargli altre teste o se stesse per soffiare fiamme nere. Quando nessuna testa apparve, il ragazzo spostò di nuovo lo sguardo su Mia. «Dove hai tenuto il dono?» le chiese. «Da tua madre? Da tuo padre?» «Non so dove l'ho tenuto. E non ho mai incontrato nessun altro come me a cui chiederlo. Il mio Shahid diceva che ero stato toccato dalla madre, qualunque cosa volesse dire. Lui sicuramente non sembrava saperlo.» Il ragazzo fece spallucce e passò il pollice sulla scatola di sigaretti. «Se ben ricordo, la famiglia Corver fu coinvolta in alcuni guai qualche vero buio fa. Qualcosa sull'instaurare un re. Mai tirarsi indietro. Mai avere paura, sospiro mio. E mai, mai dimenticare.» Allora, l'enigma comincia ad avere un senso. L'ultima figlia di una famiglia caduta in disgrazia, diretta verso la migliore scuola di assassini in tutta la Repubblica. Progetti di regolare i conti dopo il diploma? Non sarai mica per elargirmi un po' di saggezza sull'inutilità della vendetta, vero, Dominus Trick? Perché stavi proprio per cominciare a piacermi. «Oh no!» Trick sorrise. «Capisco la vendetta. Ma visi torti e qui intenzioni di riparare, immagino che i tuoi bersagli saranno complicati da colpire.» «Uno è già stato spuntato dall'elenco.» Diede una pacca al borsello con i denti. «Ne mancano tre. Questi cadaveri che camminano hanno un nome. Il primo è Francesco Duomo. Quel Francesco Duomo, gran cardinale della Chiesa della Luce. Proprio lui. Visto sangue. Il secondo è Marcus Remus, tribuno della Legione dei Illuminati. E il terzo?» La luce di San scintillò negli occhi di Mia, ciuffi di lunghi capelli neri impigliati agli angoli della bocca. Le ombre attorno a lei ondeggiavano come oceani, increspandosi vicino ai piedi di Trick. Doppiamente scure rispetto al normale, nere quasi quanto era diventato il suo umore. Il console Giulio Sceva. «Quattro figlie», sussurrò Trick. «Ecco perché vuoi addestrarti alla chiesa.» Mi annui.
un pugnale affilato potrebbe colpire Duomo o Remus con un bel po' di fortuna. Ma non basterà una bambina di strada con un coltellino a eliminare Sheva, non dopo il massacro. Non si mette a letto se prima non c'è un drappello di illuminati a controllare sotto le lenzuola. 3 volte console del Senato Itraiano, sospirò Trick. Maestro alchimista, l'uomo più potente dell'intera Repubblica. Il ragazzo scosse la testa. Sai come renderti le cose complicate, figlia pallida. Oh sì. È pericoloso quanto un sacco di vipere segno nero, a noi mia. È una vera fregna, credi a me. Il ragazzo sollevò le sopracciglia, la bocca socchiusa. Mia incontrò il suo sguardo e si fece seria. Cosa c'è? Mia madre diceva che quella è una parola oscena, si imbrocciò Trick. La più oscena di tutte. Mi raccomandò di non pronunciarla mai, in particolare di fronte a una domina. Oh, davvero? La ragazza prese un altro tiro sul suo sigaretto, stringendo le palpebre. E perché mai? Non lo so. Trick si ritrovò a borbottare. E quello che diceva e basta. Mia scosse il capo, le ciocche sbilanche ondeggianti davanti ai suoi occhi. Sai, non l'ho mai capito. In che modo essere chiamati come le parti basse di una donna possa essere più grave di qualunque altro insulto? Secondo me, chiamare qualcuno come le parti private di un uomo è peggio. Voglio dire, cosa immagini quando senti che qualcuno viene definito un cazzone? Trick scrollò le spalle, confuso per la strana piega della conversazione. Ti figuri un bove, vero? Continuò Mia. Qualcuno così ossessionato dalle seghe da non lasciare spazio per il cervello. Un bastardo ritardato che se ne va in giro impettito, pieno di sborre e fisciole, tutto inconsapevole di come appare agli altri. Uno sbuffo grigio all'aroma di chiodi di garofano si annunciò nell'aria in mezzo a loro. Cazzone è un altro modo per dire stupido. Ma se definisci qualcuno una fregna, beh... Una ragazza sorrise. Vi sottintendi un senso di malizia, uno scopo, malevole e consapevole. Non pensare che abbia chiamato il console Sheva una fregna per regalargli un insulto. Una fregna ha un cervello, Dominus Trick, ha i denti. Se qualcuno ti definisce una fregna, prendilo come un complimento. Come un segno che la gente ti ritiene uno da non prendere per il culo. Una scrollata di spalle. Credo che la chiamino ironia. Mia tirò su col naso, fissando il deserto che si estendeva sotto di loro. La verità è che non esiste alcuna differenza tra le tue parti basse e le mie. A parte quelle ovvie, naturalmente. Ma nessuna delle due ha più peso dell'altra. Perché mai quello che ho tra le gambe dovrebbe essere considerato più intelligente o più stupido, peggiore o migliore? È solo carne, Dominus Trick. In definitiva, non è altro che cibo per i vermi. Proprio come lo saranno Duomo, Remus e Sheva. Un'ultima tirata, lunga e profonda, come se stesse risucchiando la vita stessa dal suo fumo. Ma preferirei comunque essere definita una fregna e non un cazzone. La ragazza sospirò l'ennesima nuvoletta grigia, poi schiacciò il sigaretto con il tacco dello stivale, sputò nel vento. E così, all'improvviso, il giovane Trick si innamorò. Bene, bene, bene. Fine. Allora, leggerei un po' di commenti. Cioè, vai tu, vai tu. Interessante, alla quale voglio aggiungere un passo. Giovanni dalla regia ci dà una nota alla Alberto Angela. Il fatto che Christoph abbia dato una collocazione storica al gesto e una motivazione, sempre il gesto delle nocche stiamo parlando, contestualizzata, ricalca molto bene la capacità di documentazione dell'autore. Quel tipo di scherno è presente anche per il nostro gesto eloquente con il dito medio, che io non ripeterò, il quale deriva dalla pratica di tagliare il dito medio agli arcieri nemici per impedirgli di scoccare le frecce. Pratica comune nell'Inghilterra medievale. Come scherno si mostrava il dito medio ai prigionieri, che divenne il nostro. Allo stesso modo, in Inghilterra, se non sbaglio, non hanno il dito medio, ma hanno indice e medio alzati al contrario, se non sbaglio, per indicare o un insulto o il segno di vittoria. In questo momento non ricordo. Entrambe le indicazioni sono pure queste, relative al fatto che appunto agli arcieri venivano tagliate le dita, e quindi mostrarle dava il segnale che appunto non erano stati sconfitti. Ringraziamo Eroyam per averci followato, per aver scelto di far parte dell'equipaggio degli inchiostronauti. Io rispondo a Giovanni dicendo che è un altro dei motivi per cui amo Christoph, nel senso, questo modo di costruire world building
proprio dettagliato, cioè lui mette una serie di note appunto alla fine, alla fine delle pagine per dare questi accenni di storia del suo mondo che non servono alla trama, o almeno non sempre servono alla trama, e non serve metterli all'interno della narrazione per interrompere, cioè lui interrompe i dialoghi per scriverci il motivo per cui la gente fa questo segno delle nocche, e per me è incredibile. Lui ha costruito il suo mondo dalla A alla Z, veramente. Come dicevo l'altra volta, forse quando un autore è Dio e deve costruire tutto, ecco, può costruire effettivamente anche questi dettagli, e lui è bravissimo in questo. Forse è uno dei principali motivi per cui veramente lo adoro. Andiamo avanti? Continuiamo a leggere, aspetta che devo scrollare un pochino. Lidia, Amy e più tardi ho intravisto anche Evelyn. Ringraziano Giovanni per il momento di Alberto Angela. Sì, ma ci sta, anche perché appunto ci fa vedere come, ricollegandoci sempre al discorso dei writing tips, documentarsi non serve semplicemente per prendere ispirazione, ma anche per rendere coerenti delle idee nuove che si hanno, come il famoso, come il appena detto, il gesto delle nocche. Non è una cosa che lui prende da una cultura già esistente, prende le basi per inventarsi qualcosa di nuovo e quindi ce lo rende coerente. Poi andiamo avanti. Un commento sulla parola. Sponi, ma che stai disegnando il gesto delle nocche? No. Ah, perché non abbiamo appurato che forse non è così? Ah, la sigaretta. Che sono belli! Sì. Scusate. Poi commento di Inchiostronauti e Daniele Di Franco, sul discorso fregna, la parola più antica del mondo, è molto, molto anglofona la scelta dell'autore per il termine. E appunto, ringraziamo attenzione, di nuovo. Attenzione, mi stanno sentendo tutti. Quando io dico molto anglofona è perché anche in America e in Inghilterra la parolaccia più grave che si può dire è quella che comincia per C, finisce per T e corrisponde al nostro figa, fondamentalmente. C-U-N-T, se vogliamo fare lo spelling. Ah, sì. Ed è la parolaccia più brutta che tu puoi dire in America. Quindi mi piace questa cosa che anche qua, diciamo, un termine simile venga visto come la cosa più grave da dire a una persona. Esatto. Però il ragionamento di Mia dietro, il fatto che in realtà è quasi un complimento. Vabbè, da donna deve per forza fare questa cosa, secondo me. Cioè, tutte le donne davanti a un uomo avrebbero detto: senti, ma questo è il motivo per cui... Poi sempre Giovanni commenta dicendo: pensa quanto sarebbe stato figo se ci fossero stati nomi unici come quelli per il giorno e notte anche per le parti anatomiche. Aggiunge tipo Piripillo e Barbaffia. Devo dire che sono dei nomi molto divertenti. Lidia ride e dice che ama la protagonista. Poi andiamo giù. Ah sì, la specifica sul che da che lato è insulto e da che lato non è insulto della mano quando si fa il segno della V, che appunto, un attimo, Vittoria palmo in su, insulto col dorso, esatto. Poi andiamo avanti, Eveluna Ida dice: interessantissima la spiegazione, adoro quando un autore si documenta ricreando ricreando degli aneddoti storici per dare vita alla sua personale storia. Zia Cristoffe non ha fatto solo questo, lui si è documentato per quanto riguarda segni esistenti e ha inventato una cosa nuova per mettere il suo, per renderlo più vero, per rendere più vero il suo mondo, più realistico. Sì. Questo è un autore. E basta, non ci sono più commenti. Sì, non ci sono più commenti. Direi che non lo so cosa direi. Dato che ci è crollata la live, siamo un attimo un po' svampiti sulla situazione in corso, su come fare. Che cosa vogliamo fare, Gabriella? Tu che hai... Allora, noi abbiamo finito in teoria le parti da leggere.
ed è sono anche le 9.05, per quanto questo piccolo disastro tecnico ci abbia rubato un po' di tempo, una decina di minuti, noi ce l'abbiamo fatta a rientrare quasi nel nostro tempo ordinario. Martina, non so se ha quasi completato il disegno più o meno. Allora, posso pubblicarlo anche sui social dopo, anche allora perché io direi... Sì, infatti, allora io direi che possiamo anche chiudere la live. Sì. Ricordiamo ai ragazzi che ci vediamo martedì con un'altra live di tips, giovedì con uno story build, se non mi sbaglio, aiutatemi, e domenica con la lettura visiva ultima a tema Nevernight, in cui leggeremo io e Daniele, e Giovanni colorerà, credo, i disegni di Ponente o ci delizierà con un'altra illustrazione. Fateci sapere se Nevernight, questo primo approccio, vi è piaciuto, se vi è piaciuto al solito i disegni di Pony, la nostra performance. Io vi ringrazio per aver seguito la live. E Veluna Ida dice: in realtà Jay Christopher non è altro che una delle tante identità del dottore, ha vissuto un po' diverso e ha deciso di lanciarsi in senso di scritto, vero? Sì, Lidia, ci vediamo martedì alle 10? Sì. Alle 10 con i reading tips. Leggeremo qualcosina, facendosi un paio di risate, cercheremo di capire che voce dare ai personaggi, insomma, sarà la solita live molto più sclero che altro. In pigiama. Direi che è tutto probabilmente. È tutto, vi ricordo che per chi è rimasto connesso e non è dei forti che commentano, di iscrivervi al canale e di seguirci nei nostri socials, che la regia linkerà prontamente. E abbiamo un canale ufficiale dove siamo tutti, dove vengono pubblicate tutte le meravigliose opere d'arte prodotte durante le live, e anche i nostri account personali, dove io metto foto del mio gatto. Vi ringraziamo per tutti i complimenti che ci state mandando, live bellissima, squadra fantastica, è vero. Io penso di avere questa squadra alle spalle che ci regge sempre, sempre pronti ognuno a fare il suo, incredibile. Martina non si è fermata neanche un attimo a disegnare, è fantastica. Nemmeno durante il blocco, ci ho continuato a disegnare perché si entra in quel loop, Giovanni può capire sotto questo punto di vista, si entra in quel loop in cui tu... Noi eravamo nel panico. Devi disegnare e basta. Io e Pedro eravamo nel panico a cercare di comunicare tra Daniele e Giovanni, Daniele che stava di matto, Giovanni che dava di matto, e lei ancora, Oni, devi disegnare, siamo online. Insomma, fantastica. L'avremmo potuto fare così. Esatto, però d'altronde se siamo su un canale di live ci sta anche... Dare sfogo ai nostri momenti migliori, molto scialli. Il bello della diretta. Esatto. Bene. Salutiamo. Noi vi salutiamo, buona serata, buona cena. Adesso vado che mio marito mi sta aspettando per farmi complimenti. Grazie mille. Ciao.